Buongiorno, bentornati sul canale. Ciao, ragazzi. Prima di iniziare con il video, volevo prima farvi una piccola premessa. Eh, volevo appunto scusarmi con voi per la mia inattività, per la mia assenza sul canale, ma purtroppo questi non sono stati assolutamente nei mesi facili. Eh, a parte la quarantena, la mia voglia di caricare video è venuta totalmente a mancare con l'assenza di calcio, con l'assenza della Juventus, di notizie. Mi sono fatto, tra virgolette, demoralizzare e ho, non ho più caricato video perché mi mancava la voglia di caricare dei video contro voglia. Non mi andava detto questo. Sta per iniziare il campionato, sta per iniziare la nostra cara e amata Juventus. Io so benissimo che. Magari alcuni di voi eh, adesso si saranno dimenticati anche di me in questi due mesi di assenza Però vi voglio carichi, se ci siete, se state guardando il video in questo momento Per favore lasciate un mi piace sotto questo video per farmi capire che ci siete ancora Quindi mi raccomando lasciate un mi piace perché da adesso torneremo forti con i video Visto che rinizia il campionato, rinizieranno le reaction, rinizieranno i post partite della Juventus Rinizieranno i video anche sul calcio mercato, visto che quello di oggi anche è un video... Per darvi una breve notizia di calciomercato, quindi eh, ragazzi, mi raccomando, restate attivi sul canale. Detto questo, la notizia di oggi è questa: è il giovane Kumbulla classe 2000, difensore centrale del Verona che sembra essere vicinissimo ad un approdo in bianco nero eh, per una cifra di circa 32 milioni cifra davvero davvero eh, importante eh, che in un certo senso può essere vista e eh, in questo momento eh, è un po' così eh, su due fronti cioè c'è cioè, chi da una parte dice che questa tra virgolette mossa di mercato della Juventus sia solamente per infastidire l'Inter nella trattativa appunto all'acquisto del eh, difensore classe 2000 del Verona e chi dall'altra invece ritiene che Kumbulla ehm, sia davvero un obiettivo di mercato della Juventus dal momento che ci sono Rugani e Romero che comunque possono essere eh, sacrificabili per rientrare nelle spese di un possibile Kumbulla Classico 2000 e comunque considerando che Chiellini e Bonucci hanno la loro età può essere benissimo eh, un, colpo, un colpo di mercato importante per la Juventus comunque sempre per continuare sulla linea eh, di ringiovanezza giova. Comunque, sulla linea di rinnovamento, di rinnovazione della difesa centrale eh, della Juventus eh, sulla via appunto dei giovani. Eh, detto questo, ragazzi, voi cosa ne pensate di questo acquisto? Io personalmente ritengo che innanzitutto parto col dire che non è che conosca chissà quanto bene là so ehm, di che giocatore si tratta, So che ha fatto comunque una stagione eh, buona, eh, almeno prima dell'interruzione dell del campionato, eh, al Verona, ma alla fine, così come tutto il Verona, ha fatto una stagione eh, buona, medio discreta. Eh, ora è da vedere perché una cifra di 32 milioni è una cifra davvero importante, eh, non dico che mi sembrerebbe un acquisto inutile perché non è una questione inutile. Dal momento che tu puoi sacrificare Rugani che non è entusiasmato eh, e Romero che può essere rivenduto ad una cifra comunque eh, medio importante, prendere un difensore classe 2000 quando hai De Ligt che è 99 e che è 98 sarebbe davvero comunque un, un bel colpo. Ovvio, se tu dove, dovessi andare a spendere 32 milioni per eh, appunto Kumbulla mantenendo in rosa Rugani e Romero, mi dico, ma allora, ragazzi miei, ha senso questo acquisto? Ha senso spendere 32 milioni per un difensore centrale che ha fatto una stagione così buona, ma che non è che, diciamo, è una certezza in questo momento, tu potresti spendere magari quei 32 milioni sul centrocampista non lo so, è da vedere come agirà la Juventus e soprattutto a vedere come finirà questa trattativa perché ovviamente non è ancora niente di ufficiale ma sembra essere più verso la Juventus che non verso l'Inter in questo momento. Anche se è una trattativa dubbia come vi ho detto prima e non sono eh, diciamo delle certezze. Detto questo, staremo a vedere. Mi raccomando ragazzi. Sempre forte con i mi piace. Commentate qua sotto se siete arrivati fino a questo punto del video. E per farmi capire che ci sarete da qui a quando inizierà il campionato, la Coppa Italia e le reaction, questa qua vi piace? Vi piace? La manetta di Vidal che adesso da qua non si vede, ma è autografata e che l'ho inquadrata. Vi piace messa così, con la scritta Enter, ti odio il Gagliardetto. E questo Gagliardetto che è firmato con dedica da Gianluigi Buffon? Eh? Detto questo ragazzi, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, un bacione e sempre forza Juventus fino alla fine.